Aumentano gli indigenti nel nostro territorio, sono 28.000 le persone fragili che nel 2023 si sono rivolte alla Caritas Toscana, è quanto emerge dall'ultimo rapporto. Desta particolare preoccupazione il tasso dei nuovi poveri, che è quasi il 30% del totale di coloro che hanno chiesto aiuto. Allo stesso modo, dal rapporto emerge che si è cronicizzata la condizione di povertà per quasi il 40% per coloro che si sono rivolti alla Caritas da almeno 6 anni. Abbiamo una situazione di nuove povertà e di povertà che si sono cronicizzate. E poi un altro elemento importante che è risultato è che il 16% delle persone che sono venute hanno già un lavoro, quindi vuol dire che il reddito in questo momento non riesce a coprire più il sostentamento della persona e delle sue famiglie, della sua famiglia. Per rispondere alle esigenze alimentari dei bisognosi, in crescita anche il numero di italiani, Unicoop Firenze, insieme alla Fondazione Il Cuore Si Scioglie, promuove per sabato 12 ottobre la raccolta alimentare in 120 supermercati. Sarà possibile acquistare beni di prima necessità da donare ai volontari all'ingresso dei punti vendita. Sabato tutto il giorno a fare la spesa, i prodotti li troverete e vediamo di cercare di migliorare la qualità delle persone che hanno meno e che hanno meno opportunità. La raccolta alimentare è una delle realtà che insieme alle associazioni del terzo settore aiuta i più bisognosi. La Toscana è terra del volontariato. Quando vediamo le statistiche fra le 20 regioni alla fine dell'anno noi ci rendiamo conto che siamo i primi per numero di volontari e per numero di associazioni che operano sul volontariato.